sul tema delle professioni. Serve fotografare lo stato dell'arte e capire in un confronto diretto con gli ordini professionali quali sono le misure sul fronte della conciliazione dei tempi per quanto riguarda le donne. Tavolo permanente. Esatto. Sul tema degli ammortizzatori sociali, su come favorire una collaborazione più stretta tra la pubblica amministrazione e le professioni in materia di PNRR, su come consentire la partecipazione ai bandi non solo delle imprese ma anche delle professioni. Quindi su tutti questi punti io non vorrei un'attenzione saltuaria, ma un tavolo permanente del Parlamento legato al tema delle professioni. Io credo, guardi, che si debba sicuramente ascoltare il punto di vista di chi è sul campo come i professionisti, e quindi certamente c'è la necessità di raccogliere questa posizione che è molto diffusa fra i professionisti, e quindi evidentemente margini di miglioramento sicuramente ce ne sono. Io credo tra l'altro che sia molto importante l'approvazione immediatamente dopo la riapertura del Parlamento dell'ecocompenso, perché è una misura che tutela il decoro delle professioni, che tutela i professionisti da clienti piuttosto forti, penso al tema delle banche, delle assicurazioni, ma anche della pubblica amministrazione. Garantire un equo compenso è un atto di civiltà, e questo provvedimento che io ho voluto fortemente con Andrea Mandelli, che abbiamo presentato nella precedente legislatura, mi auguro che venga approvato il prima possibile, così come auspico una collaborazione più stretta fra le professioni e la pubblica amministrazione anche in materia di PNRR. Il ministro Brunetta ha incentivato questa collaborazione e credo che ci siano margini per rafforzarla.